Questa sera un ospite nuovo e graditissimo per me e sono sicuro anche per voi, la dottoressa Rosaria Dalì, assessore. Ora non mi dica se dobbiamo discutere se assessore o assessora o ci dobbiamo mettere... No. Assessore alla cultura di Trapani. Perché parliamo con lei? Perché Trapani, che è quel popò di città che tutti sapete e che sappiamo benissimo, ha... portato avanti più di un tentativo per diventare capitale italiana della cultura, capitale italiana del libro, e per esempio col discorso del libro è stata, come posso dire, per usare un termine, diciamo superata, ma il termine non era quello, ma voi mi capite, da Taurianova, città che io conosco fin da quando ero quasi in fascia, ma sinceramente con tutta la stima della meravigliosa zona della Piana di Gioventaro, non è che insomma abbia tutto questo trascorso. Perché succede questo, dottoressa? Intanto buongiorno e grazie. Allora, perché succede è già una domanda tendenziosa. No, giuro, non c'era. Però le dico, è stata una battuta la mia per dire che noi, come da quando io sono entrata a far parte dell'amministrazione del comune di Trapani con la delega alla cultura, ho avviato un percorso di sviluppo della città, del territorio su base culturale. Quindi abbiamo avviato un percorso, non ci siamo solo candidati, abbiamo avviato un percorso per puntare proprio su questa leva, la leva della cultura, e lo abbiamo fatto anche confrontandoci con altre realtà come Lucca, Parma e tante altre città che hanno avviato già da anni questa strategia. Per cui la candidatura a capitale intanto della cultura, che venne in pieno lockdown, proprio fu l'inizio per comprendere come ci si approccia a questo sviluppo. Cioè, la candidatura non sono una medaglietta da appendere al petto con un premio, ma sono proprio frutto di una strategia, di una visione. Infatti si compila il cosiddetto dossier di candidatura, che non è altro che un piano strategico culturale del territorio. Quindi giusto, viene delineato. Mi perdoni se la interrompo, è vero, non sono medagliette, però sono dati di fatto, questo è innegabile. Sì, sono dati di fatto, per cui quando abbiamo deciso di candidarci a capitale del libro, e anche questo è stato una tappa di un percorso che è iniziato, abbiamo acquisito il titolo di città che legge, iniziando a fare patti per la lettura, cioè dando al libro un'importanza particolare non soltanto all'interno dei luoghi deputati, quindi le biblioteche non solo di Trapani, del territorio, ma anche attraverso, cioè, un progetto di fuoriuscita del libro dai luoghi deputati per entrare anche nei luoghi, nelle zone, diciamo, più disagiate. Quindi, diciamo, il libro e la lettura come strumento anche di inclusione sociale. Perfetto, cioè, se vuole un voto io glielo do subito, perché credo, io sono un maniaco della lettura, ne leggerò credo 300-400 libri l'anno, ma credo che la biblioteca sia la più grande realizzazione dell'essere umano, credo che sia la cosa più democratica, chiunque, pure senza avere una lira, senza avere letteralmente da mangiare, può andare in una biblioteca, farsi una tessera e prendere un libro, è una cosa meravigliosa. Assolutamente. E le immagini, se questo noi lo portavamo come nel progetto di candidatura, anche laddove, in quei quartieri dove non c'è la biblioteca, esatto, oppure nelle spiagge, negli ospedali, nei carceri, cioè era un progetto di ampissima diffusione. Quindi il progetto, cioè, il nostro dossier è stato, la nostra, diciamo, ragione della candidatura, il dossier è stato valutato positivamente, tant'è che è stato inserito tra le cinque finaliste. Abbiamo fatto l'audizione online con la commissione, un'audizione in cui ogni finalista avrebbe dovuto spiegare in mezz'ora perché si candida, in cosa consisteva il progetto, e tra questi naturalmente anche Taurianova e tutti gli altri. Poi purtroppo la cosa, come dire, strana è che ci fu detto, ma cosa che avviene anche in tutte queste candidature, che poi la proclamazione sarebbe arrivata in un'altra riunione con il ministro, anche online probabilmente, in cui il ministro avrebbe decretato la vincitrice, come è avvenuto anche per capitare la cultura. Se non che il sabato, non si può sbagliare, della finale di Sanremo, iniziarono a girare sui nostri telefonini la notizia data dalla RAI che Taurianova era diventata capitale, e questo l'aveva dichiarato in conferenza stampa un sottosegretario al lavoro, non della cultura, al lavoro, e della Lega.
E guarda caso, Dario Nova ha un'amministrazione leghista. E quindi noi siamo saltati dalle sedie, perché consideri che i dossier sono segretati, l'audizione è fatta a porte chiuse, cioè noi sapevamo che c'era massimo riservo fino al momento della proclamazione. Ah, e naturalmente lì abbiamo iniziato a farci quattro domande, cosa che non avremmo fatto se tutto fosse avvenuto nella maniera più lineare. Ora la sta facendo lei la domanda tendenziosa questa volta, però non è mia. Sì, non facciamocene. Allora, non ci facciamo domande, prendiamo atto che è Tauriano. Al di là di questo, e qua chiudiamo perché sennò la polemica è sterile, lei è la prima sicuramente, resta il fatto che il percorso che avete voluto avviare, soprattutto nel campo dei libri, ma anche nel campo della cultura, che poi è un percorso estremamente valido. In che modo contate di continuare, perché sicuramente continuate a portarlo avanti, in che modo? Allora, innanzitutto, certo, noi questi 500.000 euro che affida il Ministero sarebbero state di grandissimo aiuto, perché anche noi, come tutti i comuni, soffriamo tanti problemi di bilancio e di entrate, di riscossione, insomma, come tutti. Come possiamo fare? Sicuramente il nostro era un progetto di territorio, era un progetto di sistema che non prevedeva solo Trapani, ma questi 500, il progetto riguardava tutto, diciamo, anche i comuni limitrofi che avevano aderito. Noi adesso come comune di Trapani continueremo, ma naturalmente limitatamente alla nostra città. Allora, intanto noi abbiamo vinto un progetto col PNRR per la Biblioteca Fardelliana che sta terminando, diciamo, stiamo terminando, che è per la digitalizzazione del buona parte del patrimonio attraverso un tour virtuale che si potrà fare all'interno della Biblioteca Fardelliana di Trapani. Questo è un progetto meraviglioso che prevede anche l'abbattimento delle barriere cognitive, quindi sarà possibile anche a chi ha delle disabilità fisiche ma anche mentali di poter accedere. Perfetto. Poi noi abbiamo ristrutturato sempre con fondi pubblici un bellissimo chiostro, un bellissimo complesso monumentale che è il San Domenico, e lì pensiamo di fare, così come ci aveva un po' consigliato, perché noi il dossier di candidatura lo abbiamo scritto con un supporto scientifico della professoressa Agnoli. Antonella Agnoli è una delle più grandi esperte in Italia di biblioteche, ha scritto tanti libri, uno per tutti, La piazza del sapere. Allora noi, lei ci ha aiutato nella stesura del dossier, ma più che altro nella individuazione di questa strategia di sviluppo culturale, e quindi noi all'interno di questo San Domenico vorremmo fare, che ha due chiostri meravigliosi, degli spazi enormi, vorremmo fare una piazza del sapere, quindi creare anche dei laboratori culturali per giovani, meno giovani, anziani. Benissimo. C'è un luogo informale dove chiunque si può sentire accolto, come diceva lei all'inizio, democraticamente. Perfetto. Allora, iniziative lodevolissime sulle quali essere perfettamente d'accordo. Mi permetto, è una mania mia, una passione mia, forse perché sono stato sempre partito, ho scritto anche, devo dire, con successo un libro, tra l'altro sull'Oriente Express. Facciamo in modo che anche sulle navi di linea, che per esempio ci sono i traghetti, no? Che sui treni, non dico sugli autobus perché è breve, per esempio ai bar, che il libro deve diventare una parte della vita, come era una volta, e purtroppo non è più, glielo dico da giornalista con 50 anni sulle spalle di giornalista, come era una volta il giornale. Bisogna fare in modo che diventi questo, non solo il telefonino con la news, fake o no che sia, ma il libro, che è una cosa, il libro è la più bella invenzione dell'essere umano. Concordo, tra l'altro dobbiamo lavorare molto sulle nuove generazioni, perché le nuove i ragazzi purtroppo ormai hanno questo accesso facile alla notizia attraverso il telefonini, attraverso i social, dove tutto si macina con una velocità infinita e dove il livello di attenzione dura pochi secondi a notizia. Il libro invece ti permette di vivere un mondo, come dire, un sogno, di vivere un'altra storia, di calarti in un'altra realtà. Noi cerchiamo di, tra l'altro questa candidatura nasceva anche dalla consapevolezza che la Sicilia, come la Calabria del resto, la Campania, molto il sud, ha un tasso di lettori ancora bassissimo, cioè i dati Istat parlano di percentuali. Posso dirlo, ahimè, ahimè, ahimè.
Quindi questo ci portava a essere tutto un po' il sud, il territorio più consono a poter fare un passo avanti. Però quello che voglio dire, non per polemica, è che proprio avere questo premio in denaro significa avere la possibilità di fare il balzo in avanti, ma soprattutto a rendere poi un progetto sostenibile negli anni. Qui non è, ripeto, una pioggia di denaro in un piccolo o medio centro. Perfetto. È un po' come i fondi strutturali dell'Unione Europea, cioè tu non puoi soltanto fare un progetto perché ci sono i fondi, devi fare un progetto perché hai una tua idea, hai un tuo piano economico di sostenibilità. Noi avevamo fatto un piano in cui il comune ci avrebbe messo anche dei soldi, avevamo già un piano, diciamo, un progetto per poterla poi avviare, una cosa di start-up, diciamo, questa iniziativa. Perfetto. Questo è la... E poi l'amarezza è questa, ecco, perché poi senza polemica, io penso che quando si partecipa si può vincere e si può perdere. Considerate che nel 2023 la capitale del libro è stata Genova, che ha oltre 30 biblioteche. Lo so, dottoressa, non tocchiamo questo dato. Diciamo che... No, però io mi auguro di cuore che questa, diciamo, opportunità possa essere vinta. Sicuramente, per Tarionova, per colmare questo gap che poi però debba avere una sua... fattibilità. Perfetto. Anche nel 2025. Visto che ci siamo sbafati 11 minuti e passa, andiamo a chiudere con dispiacere, perché è piacevolissimo parlare con lei. Teliblea, Gianni Papa in particolare, ma Teliblea in generale, sosterrà sempre tutte queste iniziative. Io la ringrazio per la cortesia e le do appuntamento alle prossime volte. Ma comunque, visto che concordiamo su una cosa, il libro sempre e comunque, e se mi permette, dovunque. Va bene, la ringrazio. Bravo. Buonasera. Grazie a lei, grazie, buona serata.